pensi che l'amianto bonificato lì o altro tipo di un altro tipo di provenienza sia stato smaltito altrove, o pensi che lo stesso amianto proveniente dallo stabilimento Ilva è ancora lì e messo da qualche parte? L'amianto che andava messo nei sacchi, quello che riuscivano a prendere, perché molto cadeva sotto al grigliato dell'inversione dove io comunque dopo andavo a lavorare, a pulire. Quando facevano la pulizia, cioè l'asportazione dell'amianto, non si preoccupavano di stare attenti se i pezzi cadevano giù. Quando cadevano giù, giù rimaneva. Quello lì, che le guarnizioni sane, diciamo, o i pezzi di guarnizione che loro prendevano e riempivano i sacchi, quei sacchi chiaramente non uscivano da Ilva, ma bensì, con un po' di fortuna sfortuna, io andavo purtroppo anche alle cave, alle discariche. Ah, tu riuscivi ad accedere anche alle discariche? Sì, con sì. L'azione che facevi? Sì. Andavo lì e portavo a volte anche io del materiale. Io portavo il carbon coke che non serviva per il ferro, oppure mattoni, roba refrattaria dei forni. Io veniva messo in discarica? Veniva tutto, andava tutto buttato in discarica. Tutto buttato in discarica, coperto, rigorosamente coperto, senza protezioni.